Con la chiusura dell'anno scolastico è stato presentato a Sant'Angelo a Fasanella lo sfondo integratore dell'istituto onnicomprensivo di Ottati. Io, noi, ambiente e dintorni. L'educazione ambientale è di solito definita come un'attività che promuove atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso l'ambiente e non riguarda soltanto gli individui in formazione, ma tutto il mondo adulto. Esso pertanto non si limita al semplice studio della natura, ma deve sviluppare la conoscenza dell'ambiente, inteso come sistema complesso di interazioni storiche, geografiche, economiche, scientifiche e sociali. Quali sono gli obiettivi dello sfondo integratore? Lo abbiamo chiesto al dirigente scolastico Michele De Filippo. Sì, è un progetto, diciamo, trasversale che ha come obiettivi fondamentali l'educazione e lo sviluppo sostenibile, coniugato e declinato in diverse tematiche, che va dall'educazione alla salute, l'educazione alimentare, l'educazione alla legalità, fino ad arrivare alle energie nuove, alle energie alternative. Quindi educazione ambientale, che coglie tutti gli aspetti delle discipline e le convoglia verso uno sfondo nel quale le discipline vengono utilizzate come strumenti di formazione, di sviluppo di tutte le potenzialità degli alunni, della personalità degli alunni e come sviluppo anche del territorio, cioè le discipline che vengono acquisite in termini di conoscenze, competenze, abilità. E vengono poi spese queste competenze anche per dare, come dire, uno sviluppo sostenibile al territorio in cui si vive. Gli alunni hanno interagito anche con le risorse umane presenti sul territorio. Sì, diciamo che l'aspetto saliente del progetto è proprio questo, il coinvolgimento, la sinergia che si è instaurata, che si è creata con le altre risorse del territorio, risorse umane, risorse strumentali, risorse materiali, risorse naturali, facendo riferimento anche al privato sociale, all'associazione del privato sociale, alle istituzioni territoriali, dagli enti locali fino all'ASL e alle altre istituzioni presenti e chiamate a cooperare sul territorio. Giuseppe Di Poto, oltre ad essere il vicepresidente della comunità montana Alburni, è stato un educatore per tutta quanta la sua vita. Quello che l'istituto comprensivo ha offerto ai propri alunni sono state le nozioni di educazione ambientale, ma quello che è molto più importante è l'esempio. Certamente, per quanto riguarda il progetto Ambiente Sport, che in tutte le scuole, in tutti gli istituti della provincia e direi anche della regione Campania, vengono ogni anno programmati con manifestazioni di chiusura dell'anno scolastico, fanno sì che i ragazzi, oltre alla parte prettamente teorica di studio nelle varie classi, poi la devono mettere in pratica sul campo. E quindi dare gli esempi alle persone più anziane di loro e anche a quelli che verranno dopo di loro, come si vive in un ambiente sano, come si fa a rispettare l'ambiente stesso e che cosa occorre per il futuro di ogni cittadino di domani, impegnarsi per far sì che questo territorio, e nel caso specifico il territorio degli Alburni, la nostra beneamata terra, venga rispettato fino al punto massimo che l'uomo può fare, che è quello di vivere assieme alla natura. Una valutazione sull'evento di oggi. Non può che essere positiva al massimo, anche perché i ragazzi hanno dimostrato di aver appreso a mille, diciamo, tutte le indicazioni date dai loro educatori. C'è una cornice di pubblico meravigliosa, rappresentata non solo dai genitori, ma quello che è più importante, dalla generazione ancora precedente, che è quella dei nonni. E diciamo la verità, in questa giornata i nonni si sentono soddisfatti nel vedere i propri nipoti gareggiare e prendersi le responsabilità come il caso richiede.